Allora, ben arrivati a Merito di Porto Salvo. Intanto, da dove siete partiti e che giro è questo? Allora, noi siamo della provincia di Bolzano, di Ortisei, ci siamo trasferiti il 30 di aprile, giovedì scorso, sul Brennero, sul confine con l'Austria, e lì siamo partiti alle 5 del mattino con la neve, arrivando oggi l'8 di maggio in 8 tappe fino a Melito di Porto Salvo. Quanti chilometri? Sono 1558 chilometri al giorno? Al giorno una media di 200 chilometri e abbiamo fatto 22.000 metri di dislivello. Avete fatto prima un'altra impresa, un'impresa che vi ha visti i protagonisti a Monaco in meno di 20 ore, andate e ritorno dal vostro paese d'origine di notte, tra l'altro. Sì, in quell'occasione era l'anno scorso, sono partito con un mio amico per battere il record di altri che l'avevano fatto, con paesani che l'avevano fatto 30 anni fa, e quindi in 19 ore e mezzo abbiamo fatto Ortisei, sempre nella provincia di Bolzano, fino a Monaco di Baviera, andata e ritorno, partendo alle 8 e mezza di sera, pedalando tutta la notte, arrivando alle 6 del mattino a Monaco, per poi ritornare dopo 19 ore e mezzo di nuovo a Selva di Val Gardena. Ecco, lei sa che a Merito di Porto Salvo è sbarcato prima Garibaldi, ora siete sbarcati voi in bici. Eh sì, proprio per questo abbiamo scelto Melito di Porto Salvo. Mi dicono che non è Melito ma Melito, perché mi sa che è il punto più a sud dell'Italia. Volevamo fare il nostro Giro d'Italia e quindi dal Brennero fino a Melito. Troppo bello questo. Troppo bello. Avete visto intanto da Reggio di Calabria già un po' di panorama, poi anche a venire da Reggio questa superstrada, quindi vedete questo incanto che c'ha l'Etna davanti, la Sicilia, tipo Manhattan. Ma guardi, abbiamo scelto il nostro paese perché sappiamo che ci sono dei paesaggi stupendi, si mangia bene, c'è un'accoglienza stupenda, come si vede anche qua da tutti quanti, il club qua dell'associazione ciclismo ci ha accompagnati addirittura per le ultime 2 ore fino qui, paesaggi veramente stupendi. Abbiamo attraversato la costa amalfitana pensando che fosse la cosa più bella del mondo. Siamo arrivati qui da voi e abbiamo trovato dei paesaggi ancora più belli, cioè stupendo. Voi siete comunque ai piedi delle Dolomiti, quindi anche da voi è molto bello. Sì, anche noi, da noi ci sono chiaramente le montagne alte, ci sono dei paesaggi sicuramente molto belli, però non di meno qui da voi. Sul lato della medaglia, qui abbiamo il mare e voi avete invece le montagne. Ed è proprio questo che volevamo fare, mare e monti. Infatti abbiamo fatto tutta l'Adria fino a Giulianova, per poi passare dal Gran Sasso a Campo Imperatore fino giù a Terracina, quindi dall'altra parte del mare, quindi Mar Tirreno, per poi scendere fino a voi, al Mar Ionio. Ora vi fermerete qui quanti giorni e poi quale percorso farete per rientrare? Purtroppo ci rimane solo domani, il giorno di riposo, o forse meglio dire mezza giornata, perché questa notte nessuno di noi andrà a dormire, per cui domani pomeriggio sarà da fare un po' di relax, quindi vedere un po' il mare, far qualche tuffo nel mare, e poi già domenica alle 3 del mattino ripartiremo a casa in pulmino, abbiamo il pulmino di seguito e ci faremo le 15 ore in una tirata. Io vi do un'altra informazione che credo poi vi daranno chi vi ospita, perché l'accoglienza qui non mancherà certamente. Questo è un paese, una di quelle aree che ha una coltivazione molto antica e pregiata, che è il bergamotto, che è un agrume dal quale si estrae poi un'essenza dalla quale vengono fuori i migliori profumi del mondo. Ed è una cosa molto unica perché si produce solo in questa parte del mondo, in questa piccola parte del mondo.
Avete dei prodotti stupendi, sicuramente avremo modo domani attraverso Mario qua del Bed & Breakfast di riuscire a capire quali sono tutti questi prodotti che noi chiaramente la gran parte non conosciamo ma apprezziamo, e quindi sarà sicuramente una bella esperienza anche questa per noi. E vorrei anche cogliere l'occasione di non salutare solo Mario ma anche il grande Ciccio dell'associazione ciclistica. Ma è qui Ciccio? Certamente. Lo chiamiamo un attimo? Ciccio! Ciccio! Grande Ciccio, chiamato in causa, risponde. Ecco, fermatevi qui così. Ecco, l'ha chiamato in causa il grande Ciccio, l'accoglienza. Insomma, no, grandi sono loro che hanno fatto veramente un'impresa. Sono partiti dal Brennero e sono arrivati qua a merito dell'estrema punta dell'Italia. Cioè, sono stati veramente straordinari. Sì, sì. Noi abbiamo soltanto accompagnati, abbiamo fatto qualche chilometro con loro. Ma la prima cosa che mi hanno detto, prima di dire il bel paesaggio, hanno detto l'accoglienza che ci hanno dato gli amici. Ma questa è una caratteristica nostra, non è solo di noi ciclisti, insomma, è tipica dei calabresi, ecco. Di essere accoglienti, poi sono delle persone veramente simpatiche, oltre che degli ottimi sportivi, quindi che dire di più? Cosa gli farete vedere? Ecco, uno dei posti, tempo è poco. Gliel'ho detto, passando abbiamo visto Pentidattilo e quindi gliel'ho consigliato di andare a vedere, anche perché loro stanno qua soltanto domani, se non sbaglio, ma fate di tutto, o un tuffo a mare, sì, fare l'uno e l'altro se possibile. Parlavo del bergamotto io. Ah, il bergamotto, sì, il bergamotto non so se lo conosco. Che cos'è, ecco. Quindi eventualmente dategli un bergamotto da portare via. Un bergamotto da portare via, vediamo se lo magari troviamo. Chiamiamo senza... anche la cooperativa del professore, insomma, il consorzio del bergamotto, Pizzi, e potrebbe anche... magari, perché noi avevamo lanciato un'idea, un bergamotto sulla tavola di ogni famiglia italiana, sì. Farebbe ricca l'Italia e questo abbiamo, paese. Abbiamo uno sponsor, non so se si vede, Bermè, che peraltro è un succo fatto di mela e bergamotto. Ed è proprio una collaborazione fra il Trentino, produttore di mele, e la Calabria, produttrice di sicuramente bergamotto. Saremo in buone mani e non ci mancherà nulla. Senz'altro. Grande Ciccio. Grande Walter. Grandi tutti e due. No, ragazzi. Più grandi loro, senz'altro. Bello così. Grazie. Grazie a voi. Buona! Ivo, salute! Buona! Davide, ben arrivato a Benito! Salve, Klaus! Grazie di tutto! Ciao, bella!